Così che riusciamo a fare, abbiamo le telecamere che stanno trasmettendo tutto. Facciamo in maniera tale che rispettiamo il nostro aereo e poi il cappello di concedere. Diamo il cappello per favore che lo consegniamo. Bravi, ecco, lei è perfetto. Non è venire perché è siciliano che fa parte di una di un importante contenitore che è quello del Made in Italy per promuovere l'enogastronomia del nostro territorio, del nostro paese. Voi pensate da Bolzano alla Primiera, non lo so, quante eccellenze, quante DOP, quante IGP, quanti prodotti dell'agricoltura, della pesca e dell'allevamento che poi vengono trasformati da maestri della cucina come, abbiamo, come vediamo a livello di export. L'agricoltura è quella che i prodotti agroalimentari italiani sono quelli che negli anni sono sempre cresciuti per quanto riguarda l'export. Quindi non, il sistema Italia non può non tenere in considerazione che abbiamo i nostri prodotti che in giro per il mondo sono considerati, sono apprezzati, sono comprati e quindi è necessario essere sempre più presenti e far sì che gli stranieri possano acquistare e gustare la nostra stagione. Per il semplice motivo che tutti hanno parlato, chi ci voleva prendere in giro soprattutto, ha parlato che l'accordo con la Cina era solamente per l'arancio. Lo stesso giorno abbiamo firmato anche quello per la carne suina, è stato una, diciamo, un primo mattoncino, soprattutto con la Cina. La Cina ha una, delle potenzialità pazzesche sotto il punto di vista del business che si può sviluppare e quindi con, insieme all'ambasciatore Segui, insieme ai nostri collaboratori, insieme agli altri membri del governo, insieme a ICE, stiamo già iniziando a trattare i nuovi dossier con la Cina, con altri prodotti, perché la Cina ha intenzione di importare altri prodotti. Cosa manca al sistema dell'export? Fare sistema, noi stiamo andando in giro per il mondo a promuoverci in modo disorganizzato. Tutti devono promuovere se stesso senza capire che se ci promuoviamo con una squadra riusciamo a portare a casa maggiori risultati. Abbiamo prodotti di qualità, abbiamo prodotti che vengono considerati come delle eccellenze in giro per il mondo, però secondo me non siamo ancora in grado, non siamo ancora capaci di fare squadre e quindi andare in giro per il mondo. Il governo Sicilia manca le infrastrutture come ahimè in tante altre zone del nostro paese. Sì, lo so, perché la Sicilia la conosco molto bene perché ci vengo spesso, settimana scorsa ero a Licata, quindi quello che noi chiediamo e che io sto chiedendo come un matto ormai ai colleghi di governo è che a me non interessa entrare nel dibattito TAV sì, TAV no, si decide TAV no, benissimo, decidano TAV no, però a me interessa avere un piano di governo e un piano del nostro paese che inizia a far partire queste benedette infrastrutture. Io devo trasportare merci e quindi prodotti alimentari e persone, perché io sono anche il ministro del turismo, e quindi o costruiamo le infrastrutture o le merci e le persone sarà impossibile portarle. Il governo terrà fino alle europee anche con la regione per cercare di lavorare per far partire tutti quei programmi che servono per rilanciare l'economia di questo paese, però ci vuole anche un po' di buona volontà da parte di tutti. Io la cosa che continuo a dire è che ognuno parla di se stesso, dei suoi problemi, ma poi alla fine il problema è sempre dello Stato, no? Allora, lo Stato si deve mettere dalla parte dei cittadini e io sono anche qua, anche non solamente vestito da chef per la giornata odierna, ma sto anche cercando di lavorare contemporaneamente a problematiche, a risolvere un po' di problemi della Sicilia. Ma la Sicilia deve imparare comunque a risolversi anche da sola i suoi problemi, perché sennò rischiamo veramente che si aspetta sempre che arrivi qualcuno e poi magari quel qualcuno non arriva e magari qualche opportunità la si perde. Il governo sta mettendo sul tavolo milioni di euro per le filiere. Io ho messo sul tavolo 500 milioni di euro per far ripartire tutte le filiere di questo paese e penso che già 500 milioni di euro tutti in una botta sola per l'agricoltura erano anni che non si vedevano. Abbiamo messo sul tavolo 1 miliardo di euro per le infrastrutture irrigue e anche qui per tutta Italia, è logico, non è solamente per la Sicilia, però la Sicilia di questi soldi ne potrebbe beneficiare e non poco. Il governo ha messo sul tavolo altri 90 milioni di euro per la promozione del nostro paese in giro per il mondo e questo solamente parlando
del mio ministero, non vado a guardare quello che stanno facendo, quello che hanno fatto gli altri. E quindi vuol dire che la Sicilia ha delle opportunità, ha la possibilità di venire al ministero, parlare con il ministro, parlare con i tecnici del ministero e insieme lavorare per un piano di sviluppo e un piano di rilancio. Nelle prossime settimane vedremo di concretizzare buona parte del lavoro su quello che è su quelle che sono le esigenze della Sicilia. Settimana scorsa io ho incontrato per esempio alcuni imprenditori agricoli siciliani, i quali mi hanno parlato delle problematiche che riguardano la produzione dei carciofi siciliani, quindi pensate alla zona di Gela, quindi le problematiche riguardanti i carciofi. E so che non esistono solo i carciofi, abbiamo iniziato da lì, però io i problemi li voglio risolvere uno per uno, senza dimenticare nessuno.